Se ce ne sono, ovviamente sono assolutamente pronto e disponibile a una riflessione nel merito con tutti voi e sapendo, partendo dalla mia ovviamente inadeguatezza riguardo a certi temi. E per quanto riguarda invece la libertà di declinare le proprie forme, l'onorevole Sanna diceva appunto che deve permanere questa libertà. Sì, assolutamente, ma non è. La legge che andiamo a fare non è una legge che vincola e che sarà Concluda. sostanzialmente efficace, soprattutto perché non c'è una sanzione, la dichiarazione di trasparenza è troppo scarsa al momento, anche se è un Grazie. piccolo passo in avanti, ma è scarsa come previsione. Grazie, deputato Zaccagnini. Deputato Iannuzzi, prego. Grazie Presidente. Intervengo per sottoscrivere i due emendamenti e anche per dare una risposta breve al relatore Richetti riguardo a quello che giustamente ha affermato sulla democrazia interna ad alcuni partiti e movimenti, che comunque, anche se è vero, io sono d'accordo con lui che non si può risolvere tutto con la norma, in realtà questa legge, così come è scritta in questo momento, non risolve nulla dei problemi di democrazia interni ai partiti e ai movimenti. Quindi, a parte qualche questione di trasparenza, in realtà è acqua fresca per le questioni di democrazia interna ai partiti. Quindi parliamo di come si possono risolvere questi problemi, però facendo questa legge sembra uno spot, sembra un modo per dire stiamo facendo qualcosa e forse è addirittura peggio che non fare niente, perché così si fa credere, si dà l'idea che si sta cambiando qualcosa quando in realtà qui non si cambia niente. Grazie. Sì, grazie, deputato Iannuzzi. Allora, non abbiamo altri interventi su questo emendamento, quindi dichiaro aperta la votazione sui due identici, li ricordo, 2.21 e 2.24. Parere contrario, Commissione e Governo. Si rimette all'Aula 5 Stelle, favorevole Sinistra Italiana. Capelli. Turco. Battelli. Abrignani. Ci siamo? Tutti hanno votato? Chiaro e chiusa la votazione. Favorevoli 47, contrari 270.